Ladies and gentlemen, madame, messie, signore e signori, miei signori, quelli veri, quelli gobbi, bianco, nero della vecchia signora. Rieccoci qui, un giorno sì, un giorno qui. Oggi parleremo dell'attacco frontale della FIFA, UEFA e Lega Serie A contro la Juventus, perché hanno aperto una vera e propria guerra, ma ne parleremo solo dopo che vi voglio ricordare di iscrivervi al mio canale YouTube BJ24Live. Poi mi raccomando, attivate la campanellina così i miei video vi arriveranno sempre live e non ve ne perderete neanche uno. Poi se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, perché io sono pescio nei vostri mi piace, like, mi riempo nel corazon. Allora, prima di iniziare, la sigla! Ciuttazzi juventini, allora, rieccoci qua. Oggi parleremo dell'attacco frontale, guerra dichiarata alla Juve, di queste tre situazioni: FIFA, UEFA e Lega Serie A. Voi mi direte, ma perché ci stanno attaccando? Io vi dico il mio punto di vista: ci stanno attaccando perché il nostro presidente vuole fondare la Superlega. Il problema di questo attacco alla Juve è la Superlega. Ora, innanzitutto partiamo dalla FIFA. Quello che ha fatto il presidente della FIFA a me non mi è piaciuto. Andate a vedervi il video, le immagini di quello che ha dichiarato il presidente FIFA. Il presidente FIFA è quello che rappresenta tutto il calcio nel mondo. Dichiara queste esatte parole: oggi siamo a Firenze, sono felice che ha vinto la Fiorentina. Guarda caso, la Fiorentina acerrima nemica della Juve. Sono felice che ha vinto la Fiorentina, sono felice che ha vinto l'Inter e sono felice che ha perso la Juventus. Non ho parole, non ho parole di quello che ha detto il presidente della FIFA. Andate a guardare il video di una settimana fa, è stato lunedì. Non ho detto niente prima perché volevo vedere se qualcuno della Juve, della dirigenza società, prendeva difesa di questa situazione. Se ne sono fregati. Noi tifosi siamo sempre soli. È una cosa inaccettabile che un presidente FIFA faccia queste dichiarazioni. La UEFA, come si sa ormai, la Juve è contro, perché la Superlega ormai ha spaccato tutto. Si sa negli ultimi due anni che è successo anche a livello arbitrale contro la Juve, dei rigori inesistenti fischiati agli avversari. Ma ciò non vuol dire che andiamo fuori dalla Champions per colpa delle situazioni arbitrali, perché noi ci ammazziamo da solo negli ultimi anni. Però che l'UEFA mette lo zambino per mandarci via, ormai sono felici. Poi c'è la Lega Serie A, che quest'anno apertamente ha dichiarato guerra alla Juve. Situazione arbitrale scandalose, vergognose. Abbiamo visto sotto gli occhi di tutti, stanno prendendo cartonate e gli stanno regalando lo scudetto. Cose arbitrali mai visti, il rigore del Toro mai visto. Poi giocano contro di noi, il rigore netto su Zakaria non visto, le immagini del VAR erano poche. Vergognoso! Vergognoso. Ma lasciamo stare. Tutto ciò, perché sono tutti contro la Juve? Sono contro la Juve perché sono contro il nostro presidente. Con questa Superlega sta rovinando la Juve. È sotto gli occhi di tutti, è da due anni ormai che abbiamo tutti contro. C'è poco da fare, la verità, si vede, si nota, si sente il profumo. Perfino la partita contro il Cagliari ci hanno provato, annullando un gol che secondo me l'ha preso di schiena. Però cosa hanno fatto? Intanto annulliamolo. Vediamo di non la far andare neanche in Champions alla Juve. Poi la Juve riesce a pareggiare, lì non si possono appellare a niente, anche se hanno fatto pure un check. Vediamo se ci inventiamo qualcosa. Zero. Poi il vantaggio di Vlahovic, vanno subito a rivedere pure un check, vediamo come annullarlo, ma hanno pochi alibi, hanno cercato di espellere pure Vlahovic, ricordiamole, un possibile check red, card per Vlahovic, poi si sono resi conto che era una pagliacciata. Tutto ciò succede perché il nostro presidente, anziché pensare alla nostra Juve, che oggi e negli ultimi tre anni ha bisogno della presidenza della società, no, pensiamo alla Superlega. Ma io dico, ma siamo sicuri che Gianni, Umberto,
Agnelli pensavano alla Superlega e abbandonavano così la Juve? Io dico sicuramente di no. Io non voglio discreditare nessuno nel proprio lavoro, perché ognuno ha i propri pregi, ognuno ha, come dire, ha le proprie capacità. Ma la Juve attualmente è abbandonata a se stessa, perché la stanno attaccando tutti gli enti sportivi, i media, tutti i tribunali pure. Ogni cosa che succede, si parla di bilanci, la Juve in primo piano. Si parla di plusvalenze, la Juve in primo piano. Ma le altre squadre, scusate, che mi voglio calmare, non fanno niente, sono tutte oneste. Però la Juve in primo piano, perché questo è un attacco frontale fatto alla Juve. Alla Juve gli hanno fatto capire: o mollate la Superlega, o noi non solo non vi faremo più vincere niente in Italia, perché in Europa ci ammazziamo da soli, ma non vi facciamo neanche arrivare a giocare le competizioni europee, perché ci stanno provando a non farci arrivare in Champions. Meno male che dietro gli avversari sono veramente scarsi. Ora, Presidente, ti faccio un appello. Uno, pensa un po' a noi tifosi pure, che ci hai abbandonato. Un pensiero a noi tifosi, che abbiamo bisogno della società anche noi. Invece no, siamo abbandonati. Alzate la voce in società di quello che sta succedendo. Fate finta di niente. Accantonate sta Superlega. Accantonate sta Superlega. Pensate un po' alla Juve. Pensate che la Juve ha bisogno di essere costruita bene, dopo un ciclo, dopo un grande ciclo. Invece no. Dobbiamo pensare alla Superlega, quelli della FIFA e dell'UEFA ovviamente. Se voi mi fate la Superlega, che cosa mi fate? Mi fate concorrenza, perché la Superlega non è nient'altro che una lega che non viene riconosciuta ufficialmente né dalla FIFA a livello mondiale né dalla UEFA a livello europeo. E lì si scaturisce ovviamente la guerra, che secondo me la guerra è lì. E da quand'è che Andrea Agnelli si è messo in mente questa Superlega? Tutti ci stanno venendo contro. Bisogna prendere provvedimenti immediatamente. Accantoniamo questa Superlega. Tutte le altre italiane si sono tirate indietro. Perché? Perché la Lega cosa ha detto? Qualunque squadra partecipi a una competizione che non è riconosciuta né dalla FIFA né dall'UEFA, noi vi buttiamo fuori dalla Serie A. Siccome legalmente non lo possono fare, perché tu a me non mi puoi buttare fuori se sto partecipando nella tua Lega, non c'è una legge che dice non puoi partecipare in altre leghe. Cosa facciamo? Agiscono diversamente. Cercano di sfavorirci in maniera illegale. Ma tanto a loro non gli costa niente manomettere il VAR, manomettere gli arbitri, falsare tutto pur di affondare la Juve. E infatti le altre squadre italiane sono scappate via. Molte squadre inglesi sono scappate via. C'è poco da fare. Non è così che fai un'altra lega e risolvi i problemi. Perché secondo me la Superlega, non dico né che va bene né che non va bene. Io non dico che la UEFA fa cose buone o cose cattive. Me ne frego, io mi faccio il tifoso. E se devo fare il tifoso, come hanno fatto altri presidenti, tu, caro nostro presidente, accantona sta Superlega. Lascia la Superlega. Pensa alla Juve. Chi la vuole fare la Superlega, la faccia, si mette in prima linea, ma tu non ti puoi mettere in prima linea da presidente della Juve, perché la Juve nella propria storia non si è mai immischiata in queste situazioni. Io sono arrabbiato e sono seccato, perché da un mese che subiamo delle situazioni inconcepibili, vergognosi, e nessuno prende difese per questa società, per questa squadra. E non capisco perché c'è da difendere colori e maglia. Nessuno lo sta facendo, perché noi tifosi siamo rimasti soli. Perciò quello che dico io è l'appello che ti faccio. Molla sta Superlega, molla sta Superlega, lascia la Superlega. Pensa alla Juve, pensa alla Juve, che la Superlega sono dei profitti che i tifosi non gliene frega niente. A noi non ci entra niente con la Superlega, a noi interessa la Juve, interessa la squadra, che continuiamo, non dico a vincere, ma ad essere rispettati, rispettati. Spero che questo appello arrivi lontano. E spero che voi che mi state guardando, che siete juventini e nonne, dovete condividere e far capire a tutti qual è il problema oggi, perché il problema oggi della Juve è la Superlega, perché la UEFA è stata chiara con la Lega della Serie A. Se qualche squadra fa e partecipa ed è promotrice della Superlega, tutta l'Italia non parteciperà più alle competizioni né europee e né mondiali. E allora cosa fa la Lega Serie A? Sta attaccando frontalmente la Juve. No alla Superlega. Se noi dobbiamo pagare questo per essere soltanto promotore della Superlega. No, non voglio pagare questo prezzo. Non voglio pagare che la organizzassero gli altri la Superlega. Lasciateci in pace. Lasciateci vivere il calcio.
lasciateci giocare a calcio, lasciamo tutto com'è, godiamoci la Serie A, la Serie B, la Serie C, che la Superlega a noi, ve lo dico prima, è una questione che a noi non ci farà mai godere. Godiamoci il calcio semplice, il calcio di tutti, ma il calcio di tutti non è quello che dite voi. Poi, qualunque mi vuole smentire sulla Superlega, ben che lo faccia. Io, come avete ben visto, non ho offeso nessuno, non mi permetto di offendere i miei giocatori, il mio allenatore e anche il presidente. Non mi permetto di... Io parlo, come dire, mettendo i puntini su lei, non offendendo ma criticando nel modo giusto. No alla Superlega per pagare questo prezzo da Juventino. Ragazzi, cosa dirvi? Speriamo che questo appello arrivi lontano. Voglio solo dirvi che mi trovate anche nei social, Facebook, Instagram e TikTok, mi raccomando, perché lì su TikTok prendo in giro i cartonati, video bellissimi dove diciamo che gliene dico uno al giorno, di iscrivervi al mio canale YouTube, di sostenermi, perché se non mi sostenete ovviamente, e che si fa? Poi Picciottazzi Juventini, vi ricordo pure perché io pubblico una bellissima pagina di Facebook che si chiama Maglia del Cuore, seguitela pure, e poi vi mando un grandissimo abbraccio, bacio! Da BJ24 Live, io vi voglio bene, ossa benedica, io me ne vado, fino alla fine, forza Juventus. Bianco che abbraccia il